a nome dell'organizzazione do a tutti un caloroso benvenuto e siamo a un incontro che oserei definire topico della manifestazione, perché un po' perché la Disney, vabbè, si sa cos'è la Disney e Topolino per tutti noi, e anche perché qui abbiamo due autori che definire eccelsi è quasi un riduttivo. No, Enrico mi guarda come dire, cavoli, abbiamo Enrico Faccini e Casti, quindi un applauso. Grazie a voi. Allora, buonasera, benvenuti. Buonasera. Avete scritto una storia per Topolino di questa settimana, questa è la cover, con la cover variant, io a casa c'ho già quell'altra perché sono abbonata, e è una storia simpaticissima, fatta, dato che ora è Halloween, guarda caso compatibilmente con Luca Comics, eccetera, Il Rampiro di Transvitania. Allora, mi dovete dire, come te in questo caso, Casti, che sei stato lo sceneggiatore, come è venuta questa idea? Allora, l'idea di per sé, diciamo, è abbastanza comune, nel senso che non è la prima volta che si vede un personaggio dei fumetti, del cinema, che finisce in un mondo virtuale, come succede in questo caso. Quindi cosa succede? Quando fai una storia di questo tipo devi in qualche modo cercare di caratterizzarla e di far sì che sia diversa dalle altre cose già precedentemente fatte. A me è venuto in mente appunto di unire queste due cose, appunto il viaggio all'interno di un mondo virtuale con una leggenda nota, quindi è un ambiente totalmente diverso, che è appunto quello dei vampiri, che quindi non c'entra nulla con la tecnologia, unire questi due mondi e cercare di fare una storia surreale, che appunto per questa sua bizzarria di fondo, quindi unire la tecnologia e la magia, trovasse in questo la sua originalità. Subito dopo averla scritta, naturalmente ho pensato chi potrebbe interpretare questo tipo di storia. Ho pensato subito a Enrico, ho chiesto alla redazione se era possibile rinnovare questo connubio, perché assieme ad Enrico abbiamo fatto già parecchie storie di questo tipo, molto tenebrose, ma comunque con una vena, diciamo, ironica e surreale, non penso al Club degli Spettri, queste cose qua, quindi la redazione ha dato il benestare a questa cosa. E perché hai deciso di fare solo sceneggiatore, tenendo conto che te sei un autore unico, quindi tante storie te le scrivi e te le disegni da solo, perché questa volta hai deciso che disegni dovesse farli, in questo caso ti sei scelto Enrico? Diciamo che l'ho scelto, appunto, come dicevo, tra virgolette, nel senso che io comunque scrivo e poi non so a chi va una mia storia. Ho chiesto a Enrico appunto per i motivi che dicevo, e non l'ho fatta io perché proprio la vedevo fatta da Enrico, nel senso che Enrico ha questo modo di disegnare lineare, chiamiamolo, ma quasi stralunato, nel senso lui non arricchisce con cose gotiche. Questa non era una storia di Dracula, diciamo, per dirti, il Dracula di Celloni è bellissimo, però era il vero Dracula, qua stiamo parlando di una parodia di Dracula, quindi ci voleva qualcuno che avesse uno stile cartunesco in modo da riuscire a interpretare in maniera che sdrammatizzasse il tutto, perché alla fine stiamo parlando, se andiamo a vedere a un secondo livello di lettura, stiamo parlando di una specie di serial killer virtuale che rapisce la gente in continuazione e la priva delle proprie memorie. Quindi ho pensato ad Enrico e il suo stile era perfetto per questa cosa qua. Ma l'idea del nome, che non voglio dire perché non so, lui fa dei bellissimi giochi di parole, lui è fantastico. Sono veramente fantastico. Dovete leggerla, perché sono geniali. Quando scoprirete perché lo chiama Il Rampiro, io ci ho riso una serata. Ho detto genio è, genio rimane. No, grazie. Ora per Enrico la domanda: quando ti hanno detto che avresti lavorato un'altra volta con Casti per questa cosa, come? Ma noi ci sentiamo per telefono, Sei rimasto, cioè, hai avuto subito, hai detto sì, ho già l'idea? Direi proprio di sì, direi sì. Devo dire una cosa, che lui, io in realtà sarei anche molto più perfido nelle storie, vero Davide? Perfido. E lui a volte tende ad azzoccire un po', ma giustamente le cose. Io
quando sento un soggetto proprio di stomaco che mi piace con delle cose inquietanti, andrei giù pesante. Infatti chiaramente entro nei limiti del fumetto Disney. Io penso, per fare un esempio, certe storie di Gottfried sono come Topolino contro Topolino, Topolino la banda della morte, dove c'erano delle cose abbastanza, era d'altra parte riservato anche a un pubblico di, dal momento che era pubblicato sui quotidiani americani, e aveva anche questa doppia chiave di lettura anche per adulti, quindi c'erano anche riferimenti a fenomeni sociologici come la grande depressione del 29, la seconda guerra mondiale, lo spionaggio, la guerra fredda, quindi era un veicolo non solo per bambini. A me quelle cose piacciono molto, mi intrigano tantissimo. Vedo che lui, tra l'altro, Snoopy lo disegna molto meglio di quanto l'abbia fatto Charlie Brown, e già la cosa mi indispettisce. Me lo ricordo fino a qua, però dopo lo so. Niente. E quindi poi abbiamo questa, diciamo, c'è una certa affinità. In primo luogo lui sta a Palmanova, io sto a Genova, quindi ci frequentiamo poco, non abbiamo tempo di litigare. Esatto. E abbiamo scoperto di avere questa vena in comune di questa passione per la storia di Scarpa, di Gottfredson, questo disegno direi classico, lui ha detto cartunesco, io lo definirei un classico senza tempo, però funzionale alla narrazione, cioè a mio giudizio per fare una buona storia ci vuole una buona idea, non dico originale perché come diceva Sergio Leone tutto è contenuto nell'Odissea, però un'eccellente sceneggiatura, il signore qui seduto alla mia destra le sa fare bene, e poi un disegno che serva di recitazione. E diciamo, un disegno secondo me, a mio giudizio personale, fine a se stesso già mi interessa poco, mentre invece il disegno, per esempio, vedete Gottfredson o Scarpa, è un disegno perfettamente funzionale ed è ancora molto moderno, più quello di Gottfredson, quello di Barks è forse un po' invecchiato un po' peggio, però quello di Gottfredson, se vedete le storie degli anni 50, ha uno stile ancora molto, molto moderno, e molto potente, molto efficace, con pochissimi tratti, molto sofisticato. Anche il modo di raccontare proprio. Assolutamente. Sono assolutamente. Gag che potrebbero uscire assolutamente, così oggi. Assolutamente. Per fare un esempio della mia perfidia, non so se avete presente la storia di Topolino contro Topolino, quello vecchio, quello con Miklos che abbiamo omaggiato, sì, nei Sette Boglins. C'è una scena in cui il perfido doppio di Topolino rapisce Pluto e lo tiene chiuso prigioniero in una specie di sgabuzzino, no? Sì, sì. E io penso che la sequenza in cui Topolino scopre il Pluto che è raggelato dal terrore è una delle sequenze più impressionanti, quasi disturbanti di tutto l'universo Disney. Ecco, se io avessi la briglia sciolta. Ma infatti qual è il problema? Cioè, che appunto. Ma, no, ma un momento, però devo dire, la redazione giustamente fa il suo lavoro perché sì. Ovviamente c'è il target d'elezione è quello dei bambini, non solo perché in gran parte di adulti, però giustamente stare un po' attenti perché sono cambiate il modo di vedere le cose. Noi pensiamo le atrocità che succedevano negli anni 40 in racconti tipo Il piccolo vetraio, i racconti di, non so se avete presente, quelle simili di Amici. Ma basta pensare alle fiabe dei fratelli Grimm, che a me piace, io adoro, altro che Eli Roth adoro. I suoi film, no, ma queste cose tipo De Amicisiane, però veramente. Adesso sono cambiati i tempi, il linguaggio, però chissà, magari corrompendo il direttore. No, ma infatti qual è il problema? Diciamo che i tempi sono cambiati, bisogna per forza affrontare questa cosa, che ci sono più cose che oggi offendono le persone, oppure c'è più sensibilità riguardo a certi temi, per sì, cui vanno benissimo le idee, però vanno sempre... C'è più libertà di espressione per tante cose, sì, ma bisogna però, stare esatto, un pochino più attenti esatto, al cosiddetto politically correct, esatto, perché altrimenti magari rischi di offendere alcune sì, cose sì, che sì, mi viene in mente 20 o 30 anni fa venivano scritte senza problemi, adesso ti direbbero no, fermo perché... Noi vai, ci offenderemmo se scrivessero una storia sui pelati. No? Ma veramente no. No, non ti offenderesti. No, perché ormai i capelli li ho persi dopo. Quindi dopo un po' non ti butti in un... Ormai ha accettato la cosa. Battuta a parte. Sì, no, pomodori vero, pelati, vero, cioè bisogna... pomodori pelati intendevi. Pomodori no, cioè, pelati che invece i cavalli mi incavolo come una bestia. È vero, no, è cambiata. Quanto vi influenzate a vicenda? Cioè, riuscite a completarvi? Ma discutete spesso? Ma bisogna vedere... Noi abbiamo fatto quante storie? 6 o 7? 6? Sai che non lo so in realtà. Dunque, alcune sono ancora nella mia... Perché mi ha cercato lui per la prima volta perché... sì, perché abbiamo visto questa cosa. Cercavo un lavoro. Avevo bisogno di un giardiniere. E...
Dite, la prima che abbiamo fatto era la Iella Molecola. Ecco sì, abbiamo trovato però una cosa, ma prima ancora della Iella Molecola, è stata la prima, abbiamo discusso, ti ricordi, di quei soggetti che era quello che è diventato poi il dottor TikTok. Sì, io gliel'avevo raccontato, allora cosa succede? Io gli raccontavo, ecco io c'ho un problema, cioè quello che è il mio pregio è il mio limite, perché io sono bravo a tirare fuori delle idee visionarie surreali, però sono meno bravo nel lavoro di plot, costruire il plot, che è un lavoro un po' da orologiaio, no? Se volessimo fare un paragone, se posso paragonarmi, io sono più Tim Burton e invece l'altro è più Kubrick, Hitchcock, cioè più geometrico. Spielberg. Spielberg. Oddio, io preferirei essere paragonato a Kubrick. Più polanschiano, come dire, per fare un paragone cinematografico. Lui è piaciuta l'idea e gli ho mandato tutte le bozze che lui... che mi sono venute in mente, che però non riuscivo a far quadrare. Lui ha espurgato, ha tolto alcune scene, ne ha aggiunte altre, ne ha arricchite altre, è venuta fuori una storia che era quella del dottor TikTok, che è ispirato al racconto, ecco, di fantascienza. Ecco, quella per esempio a me mi ha inquietato tanto. È quello che volevo, io sono, è un complimento. E non sei una bambina piccola, no, questo voglio ma dire. Ma complimento. Mi ha veramente, forse perché lì sono dai tempi, quando eravamo piccini, noi c'era la bambola assassina, c'era il discorso delle bambole, un immaginario particolare. E quella mi ha veramente ben gestita, perché esatto, giustamente però, se ecco, pensi quella me la, ma è più... diciamo gotica, proprio rispetto per esempio a questo. No, se ci pensi il dottor TikTok ad esempio è un esempio di quello che ti dicevo prima, cioè le idee sono quelle, cioè, l'eterna giovinezza se ne è parlato in tantissime storie, per soprattutto tu trovi il modo di raccontarla in una maniera diversa, da, aggiungendoci delle cose inedite, nuove, anche una storia sull'eterna giovinezza che è già stata raccontata mille volte può diventare una cosa nuova, inedita. Un po' vampiresca. Quella mi sorprese molto. Un po' vampiresca anche, un vampiro moderno. Ma era ispirato a un racconto di Harlan Ellison, di persone, di un futuro distopico in cui alcune persone, chi è in ritardo viene punito con la sottrazione di tempo vitale. E che poi tra l'altro hanno fatto un film dopo, no? Ne ha fatti diversi. Ma quello lì che proprio ti ho chiamato, tu hai visto? Sì. Che era con, ho capito. No, Justin Timberlake. Okay. Quello che dicevi te. Sì, e poi un'altra in time. Hai ragione, quello lì. Quello che avevano il tempo a disposizione, si vedeva. Sì, poi tra l'altro mi era venuta in mente un'osservazione del tempo che perdiamo, se potremmo riciclarlo, oppure sottrarlo a chi ci è antipatico. Allora lui ha colto al volo l'occasione, gli è piaciuta molto e ha... Ed era questa la novità, diciamo, di questa situazione, perché per dirti cosa succede? Quando lui mi chiama, come ben sa, il 99%, questa idea è uguale a quella che ho io, nel senso, cioè è uguale. Stiamo parlando di argomenti che anch'io ho in mente un'idea sulla eterna giovinezza, però dopo tira fuori la cosa che la rende originale, questo è il bello. Cioè, ma qua non si sta parlando di una macchina che fa ritornare giovani, si parla di una macchina che toglie gli anni a uno per dargli all'altro, e qua la cosa tanto prende tanto dà, esatto, quindi la cosa qua diventa una novità e io mi ci fico in queste cose qua perché mi piacciono tantissimo. Tra l'altro è una cosa è la fantascienza, diciamo quella tipo ai confini della realtà, cioè di cui era maestro un autore tipo Richard Matheson, non so se lo conoscete, che era questi fremiti d'insolito dietro l'apparenza normale e sono i più intriganti, perché a me per esempio la fantascienza tout court, proprio quella, adesso lui mi odierà, no. Però Guerre Stellari a me, che tra l'altro non è neanche un film di fantascienza, secondo me è un fantasy travestito, però vabbè, ma io amo è completamente, invece a me piace tipo L'ultimo uomo della terra, questi Essi vivono di John Carpenter, questi sono molto più intriganti perché è la quotidianità che prende una piega impazzita, però è sempre nel quotidiano, ma è folle. Adesso c'è un racconto di Matheson in cui un uomo, facendosi la barba, si taglia e scopre che sotto ha degli ingranaggi con l'olio da motore che calano, che colano. L'ho visto anch'io quella. È un racconto di Richard Matheson. C'era un altro, scomparsa graduale, in cui comincia a sparire la via in cui abita, la moglie che non è mai esistita e tutto, e lui lentamente poi il racconto si interrompe improvvisamente perché è sparito anche lui. Sono cose molto intriganti. Sono cose molto intriganti a cui però dopo uno sceneggiatore deve trovare una spiegazione, perché oggi Hollywood ha risolto, perché Hollywood il cinema continua a sfornare, fa film di questo tipo, però se tu noti finiscono tutti senza una spiegazione, cioè è successo, no?
I vecchi autori invece come Matheson, Bradbury, tutta quella gente lì, ecco, trovavo delle mi dai uno spunto per una domanda. Allora, secondo te, secondo tutti e due, perché come autori unici sceneggiate e disegnate, quanto il cinema influenza la percezione del fumetto da parte dei lettori, cioè soprattutto nei ragazzi giovani? Mi viene in mente ora un target magari fra i 10 e i 15 anni, lettori di Topolino, che però naturalmente sono anche fan di Avengers e tutte, ecco. Secondo voi il cinema influenza quello che leggono, magari cercano determinate cose nelle storie che leggono, o riescono a tenere le due cose separate? Mi sembra una domanda veramente complessa, perché sono dei media che si nutrono di un po' di tutto, cioè si cannibalizzano a vicenda, quindi dire la realtà stessa non è una domanda che non saprei sinceramente. No, diciamo che naturalmente sono le ondate, no? Di genere. Se pensi agli anni 70 sono state caratterizzate ad esempio dal film catastrofico, dal film impegnato, parliamo per dei bambini, dal film catastrofico, quindi, o dai robot, quindi se tu ti ricordi negli anni 70, tutti con negli anni 70 i robot giapponesi, quindi cosa succedeva? Su Topolino c'erano le avventure dei paperoidi, che addirittura Scarpa fece, quindi è un classico che... classico il fatto che, a seconda di come vada un po' il mercato, il fumetto vada dietro, perché il fumetto è purtroppo per noi un po' un traino, quindi non è una cosa... O viceversa. Sì, è anche viceversa, perché se ci pensi alla fine tutti questi... The Walking Dead è un fumetto, no? Sì, però appunto, sì, è un fumetto, è nato come fumetto The Walking Ma Dead. Anche Era mio padre, quel film con Tom Hanks. Ma anche se ci pensi, tutti i film che stanno incassando di più in questi ultimi anni sono tutti film di supereroi che sono tratti da... sono dei fumetti. Quindi c'è un circolo vizioso o virtuoso come... Una domanda cattiva. Il fatto di aver scelto il vampiro, no? Può essere dovuto il rampiro, che comunque è ispirato alla figura del vampiro, no? Anche se è un rampiro, perché poi lo leggeranno perché è così. Ti ha influenzato veramente, ma proprio niente il successo di Hotel Transilvania 1 e 2, il fatto che tutti vanno a vedere questo film? A te. No, in realtà io ho visto solo il primo, quindi non è che hai detto inconsciamente questi ragazzini vanno tutti a vedere il film e vogliono. No, ma guarda, sono ambientazioni che a me piacciono molto. Più che a Hotel Transilvania, ho pensato quando l'ho scritta a Paranormal? No. No, c'era quell'altro film, aspetta, quei videogiochi. Quello della Disney. Big Hero 6. Big Hero 6, scusa. Ralph Spaccatutto. Ralph Spaccatutto. Quello lì mi è piaciuto tantissimo, ho detto voglio fare una storia. Sì, perché in effetti c'è un discorso nella storia, si parla anche dei videogiochi, non voglio quindi dire. Quindi io sono partito principalmente da lì, poi mi è venuta in mente, però ho detto ma l'hanno già fatto in 3000 volte, che infatti anche adesso è uscito un film Pixels si chiama, in cui ci sono i terrestri attaccati dagli alieni videogiochi, sì. No? Però detto, appunto, bisogna caratterizzarlo un attimo, se no viene l'ennesima storia, la Tron, siamo sempre lì, si è vista tantissime volte. Quindi se tu riesci a caratterizzare una cosa con dei nomi, con delle situazioni inedite, unendo unendo dei generi che sembrano quasi incompatibili tra loro, riesci a ottenere qualcosa di originale e divertente. Hai disegnato Snoopy, sì. E l'hai disegnato Charlie Brown. A memoria, no? Sì, hai fatto anche fatto benissimo, ho detto per inciso. Come vi anticipavo prima, e magari lo faccio presente per il pubblico in sala, quest'anno è stato fatto in onore appunto dei Peanuts, che viene chiesto a tutti gli autori che fanno lo showcase cosa hanno significato o significano i Peanuts. Perciò, se per voi, se li avete letti, se vi ci siete mai ispirati, cosa, e perché magari te hai disegnato Snoopy e perché lui Charlie Brown? Ma io i Peanuts li ho conosciuti perché da bambino leggevo Topolino, poi a un certo punto da adulto sono passato a leggere le raccolte della Mondadori, di Oscar Mondadori, che radunavano le strip, credo pubblicate prima a Silvinus. Ma è un fumetto di tipo più intellettuale, è un po' sul tipo di BC di Johnny Hart. Ma non posso dire di aver avuto una grossa influenza, perché ho una conoscenza abbastanza limitata del Peanuts, veramente. Guarda, il discorso mio è uguale, nel senso che
Gio più corto maltese. Sì, no, io li ho conosciuti da piccolo, mi piacevano tantissimo perché comunque li leggevo, ma assieme, tra l'altro hanno pubblicato sia su Linus, appunto, sia su questi libretti. Che non so, c'erano anche i diari, per sì, esempio, c'era il diario dei Peanuts, se vi ricordate. Ecco, avevo anche il diario. Avevo anche il diario. C'ho il diario di corto maltese. Wow, sei, no, mi ricordo, io per esempio ce l'avevo. Mi ricordo che mi lasciavano appunto a casa dei nonni dove c'era mia Era più per le ragazze però i Peanuts, mi sembra. Io sono portato per queste gag surreali. Un po' da torta in faccia, un po' slapstick, che si prestano di più per un motivo, perché Topolino non è un... Oh, guarda che si vede. Topolino non è un attore comico, è più che altro un attore brillante, che potrebbe essere tipo Cary Grant, James Stewart o George Clooney. Mentre invece Paperino Paperog, per dire uno più moderno, Harrison Ford. Oh. E Paperino Paperog invece sono un po' Stanley Olio, per vedere... Una cosa più recente, il Borat di Sacha Baron Cohen, ovviamente depurato, però è il go. Ma c'è una cosa interessante che voglio dirvi: non so se avete mai letto il libro Consiglio a un giovane scrittore di Vincenzo Cerami. Qualcuno lo conosce? È un libro che tratta di scrittura creativa ed è molto interessante perché alla fine c'è un paragrafo che parla della comicità. Come funziona la comicità? Il comico è una persona che è inferiore alla media, diciamo, no, non per mancanza di intelligenza, per cui è talmente goffo che anche il più imbranato di noi dice: ma questo qui è peggio di me, pensate Fantozzi, Borat, perché Borat è un bambinone, non so se avete presente il film, Stanley Olio. E Paperino Paperoga non sempre si adattano più a questo tipo di comicità, per cui sono più versato. Topolino è più meccanismo, orologeria, che è più complesso, non è un attore comico che faccia, non è un pagliaccio, e quindi il signore seduto alla mia destra è più bravo a costruire queste storie qua. Ha bisogno di un copione è un copione. Questo è probabilmente mi è venuto perché è una cosa istintiva, io ragiono per istinto, cioè lo faccio in maniera istintiva questa cosa, mi vengono queste idee, non so da dove vengono, però mi riesce a piacere questa cosa. Cosa invidia Enrico Faccini a Casti e cosa Casti invidia Enrico Faccini? Ah, se c'è qualcosa che invidi, perché non è mica detto. Quanto denunci tu dire? Enrico invidio... Quanto denunci tu dire? Quanto denunci dire per tu? Meno di te. No, Enrico invidio la libertà di pensiero che si concede nel creare le storie. Quindi lui butta giù tutto, no? Quindi... perché tanto poi sa che non dico che non hai un particolare interesse a che tutto venga realizzato, però dici, ne ho fatte talmente tante che... Beh, no, quello deve anche dal modo di lavorare, perché io cosa succede? Mi viene uno spunto che mi piace, e se mi piace mi prende proprio di stomaco, poi allora butto giù tutti gli appunti, però arriva un punto in cui ti reni, allora cosa fai? Anziché stare a sforzare delle soluzioni forzate, per forza lo lascio nel cassetto e vado avanti con un altro, è quello che accumulo tanti spunti. Io invidio questa sua capacità, nel senso che anch'io comunque butto giù i miei soggetti, però mi cerco sempre di autolimitarmi, nel senso che so che poi desidero che vengano pubblicati e quindi cerco di limitarmi anche nel creare, no? Quindi io gli invidio questa cosa qua, questa sua capacità di fare delle cose al limite dell'assurdo, tra l'altro che hanno dato vita a storie bellissime, ad esempio una delle storie che preferisco di te, quella di Paperino con l'acqua. Cioè, quella, ah sì, sì, quella muta. Sì. C'è qualche storia, qualche personaggio nel quale ancora non vi siete cimentati e che vorreste provare a fare? Che ne so, qualche storia? Io sì, ma non... Sì, sì, ce l'ho. Sentiamo prima lui, cos'è? Però non mi va tanto di dirlo. No, se non lo vuoi dire, lo dico? No. Lo dico? Se... Cosa dici? Ma non è un, non stai tranquillo, nessuno la vede come richiesta per il direttore, eh? È solo così. Oh, benissimo, perfetto. Grazie, caro. Scusate, per favore. Sentiamo le domande che magari ci tolgono di impaccio. Ecco. Magari vi impacciano di più, non lo so. Grazie per essere qui questa sera. Ciao. Ciao. Vi do del tuo anche se... Certo. Volevo chiedervi, abbiamo parlato di come nasce una storia, ma qual è quella storia di un altro autore, Disney o non Disney, che cavolo avreste proprio voluto scrivere voi e perché? Pippo e Parastinchi di Olimpia di Romano Scarpa.
Perché mi ha fatto andiamo impazzire. Andiamo su qualcosa di qualcuno di grande. Come? Andiamo su qualcuno di grande proprio. Perché mi piaceva da base. Mi piaceva. Grazie. Prego. No, invece da parte mia ce ne sono tantissime. Vorrei dirne una inedita che non ho mai elogiato, è una storia che mi è piaciuta tantissimo da piccolo e continuo ogni tanto a rileggere, che non è né di Scarpa né di Gottfredson, ma è di Karl Marx, no, è di Bill Wright, che si chiama Topolino e il fantasma del Monte Cannibale, non so se qualcuno la conosce. Sì. Quella lì è una storia che veramente, per le trovate che ha dentro, sarebbe potuta benissimo essere una storia, che c'è la scena in cui lui perde la testa, non so se te la ricordi, cioè lui si addormenta. L'ho letto per un... no. Allora c'è Gamba di Legno, che tra l'altro è travestito con sti baffoni e si chiama Petrov e nessuno lo riconosce, no? Questa è una cosa che mi piace tantissimo. Sì, ma poi c'è, tu sono tutta... Ci sono tutti... Esatto, poi ci sono tutta questa serie di cose, perché Gamba di Legno ha l'invisium o qualcosa del genere che lo rende invisibile. Tu pure si addormenta su un martello che era stato contaminato, e quando alza non ha più la testa perché è diventata invisibile. E poi ci sono un sacco di gag di Topolino con Pippo su queste cose qua, no? Veramente una storia che è un fuoco d'artificio di trovate continuo, ecco, quella lì vorrei averla scritta io, oltre a tutte quelle di Scarpe e Golf, insomma, ecco. Negli ultimi anni, con il passaggio a Panini, si sono viste sempre più testate tipo Definitive Collection o i contenitori che avete davanti, che ristampano cicli di storie o comunque la produzione di un autore. Questo cambia qualcosa per voi? Magari c'è la possibilità di più storie ad ampio respiro perché c'è una vetrina che le ripropone? È cambiato qualcosa nella tipologia di storie? C'è una richiesta maggiore di un certo tipo o di un altro? Ma mi sembra che la Panini faccia una campagna di marketing abbastanza aggressiva e ben fatta, quindi perché probabilmente punta anche al pubblico delle fumetterie, giusto? Quindi altri canali, quindi vedete anche adesso con lo stand è abbastanza aggressiva come marketing. E potrebbe essere interessante, non so se in futuro si potrebbe fare delle storie magari inedite in one shot di un autore. Cosa ne dici? Magari. Potrebbe essere una cosa interessante, bisogna vedere poi l'azienda. Sì, anche io la trovo positiva, nel senso che... per alcuni autori. Più Topolini girano, meglio è, comunque, in qualsiasi forma siano, quindi collection, ristampe, raccolte di un autore o di una determinata serie. Ecco, quanto vi ispirate al cinema, sia quello odierno che quello magari un pochino anni 70, e magari un film, come riuscite? Con un film, magari per persone grandi, non ti dico per adulti, ma per persone mature, un po' difficile a riuscire a farsi ispirare per una storia da mettere su tutto, a disneyizzare il tutto. Devi amare la storia. Per esempio, io ho fatto l'unica vera storia in cui veramente ho preso da un film era quello di Borgo Spettro, che è ispirato a un horror italiano degli anni 60, che è un film di Mario Bava, che è Operazione Paura. Ma perché mi piaceva il film, si prestava a certe atmosfere, però forse è stata l'unica volta in cui c'è stato veramente un travaso. Per gli altri, possono essere delle suggestioni. Vedi, a volte ti capita di vedere un film e per accostamento di idee, non vai a copiare quello del film, però ti suggerisce un'idea che è collegata a un'altra, che è una cosa completamente diversa. Quello può succedere. Per me è la stessa cosa, io sono un gran divoratore di film, anche se non sono un cinefilo, nel senso che non mi ricordo gli attori, i registi, cioè diciamo che più o meno mi piaceva quel film lì, perché io guardo più che altro magari ti ricordi la storia, la scenografia, però guardo non le trame, non poi magari anche mi ricordo che il film è terribile, per dire, perché non, gli attori sono pessimi, la fine, però mi ricordo che magari alla base c'era un'idea bella, no? E quindi me la segno, la cambio, cerco di trasformare, di vedere come può essere applicata questa su Topolino. Ad esempio, adesso sto facendo una storia. La dottoressa del distretto militare, quella, no? Cosa? La dottoressa del distretto militare? Quella sì, cosa di Wilfenn, quei film, lì io cerco sempre. È quella lì che ti sta ispirando. Sì. Comunque, ad esempio, c'è questa moda adesso di fare questi film con la shaky cam, è presente quella. Cioè,
il piano sequenza, sì, di solito c'è una comitiva di ragazzi che finisce in un posto e c'è il mostro e loro con la, si portano sempre dietro la telecamera e la filmano e filmano tutto quello che succede. Partito da The Blair Witch Project, esatto, no? Esatto, partito da lì, ma adesso c'è stata un'invasione, per cui ci sono film sempre più con gli argomenti più disparati, no? Era nell'ultima che ho fatto e di solito non hanno una gran trama, perché c'è sempre un gruppo di ragazzi, il mostro, il vigliacco, l'eroe, la ragazza, no? Detto, perché non provare a portare su Topolino questa cosa qua? Quindi la storia non è valida in se stessa come, diciamo, come trama, perché alla fine siamo sempre Topolino alla presa con qualche mostro. Però è proprio la sfida di riuscire a portare sulle vignette di Topolino il fatto che tutto sia visto dalla telecamera che uno dei personaggi ha. Quindi sembra facile, però se tu pensi quante volte in una storia di Topolino devi mettere poco dopo o nel frattempo da un'altra parte, sì, e come fai a raccontare se tutto... Il fumetto da quel punto di vista lì... E quindi è stata una sfida questa storia che sto facendo, poi vediamo come viene... Questa è una sfida che se la vinci giudicheranno i lettori, vediamo. Sempre un'altra tendenza di questi ultimi anni è di vedere ospiti, autori non disneyani su Topolino, penso a Recchioni, ora sì, ho entrato nella scuderia. Ci sono autori di fumetti non Disney che apprezzate, che secondo voi potrebbero avere senso, messi alla prova con il vostro mondo? Ma guarda, in realtà adesso ti dirò una cosa che ti stupirà. Io non è che legga molti fumetti, nel senso che io li leggevo da ragazzino. Quando ho cominciato a farlo professionalmente, per alcuni anni ho assorbito veramente, ho studiato, dissezionato storie di Scarpa, di Bugs, eccetera. Poi mi sono accorto che dopo un po' di tempo potevo camminare con le mie gambe, andavo a fare delle cose diverse, mie personali. E questo è abbastanza, secondo me, importante, perché se no, se tu continui a stare sui fumetti, finisci per fare un fumetto che si nutre di altro fumetto. Invece, secondo me, sarebbe utile, come diceva Baricco, Alessandro Baricco, anziché starsi a macerare leggendo centinaia di romanzi, andato a fare una partita a tennis. Cioè, secondo me bisogna, diciamo, dopo 5-10 anni che un autore si è strutturato, poi a un certo punto cammina con le sue gambe. Quindi, adesso dirti quale fumettista potrebbe... Non me ne viene in mente uno adesso al momento. Un autore di? Romanzi. È una cosa di... come si chiama? Quello che ha scritto un giorno dopo, Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli che fa... Oppure anche Eraldo Baldini che scrive dei racconti horror. Storia su Topolino. Come? Allora, qualche altra domanda? Sì. Ma quando ad esempio esce un numero speciale, tipo 2 anni fa il numero 3000, voi autori vi accanite uno contro l'altro per poter pubblicare la vostra storia? Ci prendiamo a schiaffi dalla mattina alla sera, cioè... No. Ma infatti, se noti, perché è così grosso quel Topolino lì? Perché nessuno riusciva a vincere sull'altro, quindi abbiamo fatto tanti pareggi, per dire, tutti dentro. E poi l'editore ha detto, ma questo Topolino mi viene il triplo di uno normale, no? Ecco. Sì, sì. Lui ne legge pochi di fumetti, ha detto, però sì, ce l'avrai un personaggio di fumetti che ti piace particolarmente? Sì, Corto Maltese e Möbius. Okay. Möbius Mona. Tuo? Il mio fumetto preferito resta Nausicaa, quello di Hayao Miyazaki, che è diviso in 7 volumi, e quello lì veramente mi ha... oltre a Scarpa, naturalmente, tutto il patrimonio Disney, eccetera, eccetera, ma quello lì proprio mi ha fatto capire che c'è un modo di raccontare le storie per i ragazzi anche in maniera che non sia quella Disney. Cioè Disney, i film Disney sono tutti, non muore quasi nessuno, quasi sì, mai, infatti. Diciamo, no? Sono rimasta, infatti, no, parentesi di Big Hero 6, che vabbè, c'è sì, pizza e mezzo, perché comunque, è la prima volta. Esatto, che... però vedi, è sempre una cosa molto edulcorata. Invece Nausicaa è un filo più realistico. Di Miyazaki? Miyazaki? Miyazaki. La musica che tra l'altro poi il film invece è molto più edulcorato, per dire.
Però il fumetto è stupendo, tra l'altro contiene tutti i temi che a me piacciono, che sono la fantascienza, l'ecologia, la distruzione del pianeta, tutte queste cose qua, ragazze che, forti che combattono contro uomini cattivi, tutte queste cose qua che poi... Troppo serio. No, ma guarda che è bellissimo. Ce l'ho una musica. Bellissimo. Non so se l'ho mai letto. Leggi. Non andare a vedere a casa. Allora, io vi faccio notare ancora la differenza però fra i due autori, vediamo la Platinum Edition per Casti e la Fluo Edition per Faccini, che già da lì dicono tantissimo su questi due grandi autori, che potrete incontrare comunque allo stand della Panini in lato Disney, che ringraziamo e salutiamo con un calorosissimo applauso. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie a voi, grazie a voi.